Diversi gruppi di ricercatori hanno descritto la presenza di neuropatia delle piccole fibre nei pazienti con fibromialgia. Questo articolo discute come questa nuova scoperta potrebbe rinnovare il concetto, la diagnosi e il trattamento della fibromialgia. Il predominante pensiero reumatologico propone la fibromialgia come una sindrome da dolore centralizzato, del sistema nervoso centrale, appunto. Un'ipotesi alternativa considera la fibromialgia una disautonomia correlata allo stress con le caratteristiche del dolore neuropatico. I gangli della radice dorsale possono essere i principali siti di cortocircuito autonomo nocicettivo. Il recente riconoscimento della neuropatia delle piccole fibre in un ampio sottogruppo di pazienti con fibromialgia, circa il 50%, rafforza l'ipotesi di disautonomia neuropatia e convalida il dolore fibromialgico. Queste nuove scoperte supportano la fibromialgia come entità principalmente neurologica. Tuttavia, il reumatologo rimarrà probabilmente lo specialista più apprezzato per diagnosticare la fibromialgia e differenziarlo da altre sintomi reumatiche multisintomatiche. La biopsia cutanea e la microscopia confocale corneale diventeranno probabilmente test diagnostici utili per la fibromialgia. I bloccanti dei canali del sodio, dei gangli della radice dorsale, sono potenziali farmaci analgesici per la fibromialgia. Sottogruppi di ragazze con fibromialgia autoimmune neuropatica possono rispondere alla terapia con immunoglobuline. L'intervento multimodale diretto a riguadagnare la resilienza del sistema nervoso autonomo rimarrà probabilmente la pietra angolare della terapia fibromialgica.